Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura torniamo a parlare delle aule devastate dell'Istituto Omnicomprensivo di Pieve Santo Stefano. Gli autori sono stati rintracciati dai carabinieri, ma le indagini vanno avanti. La Procura di Arezzo infatti ha aperto un fascicolo e sta procedendo nei confronti di uno dei due giovanissimi che ha già compiuto la maggiore età. Per lui l'accusa che si profila è quella di danneggiamento aggravato, in quanto gli atti vandalici sono stati fatti in un luogo pubblico, un reato che prevede pene pesanti che possono arrivare sino ad un massimo di 5 anni. Per l'altro ragazzo invece la segnalazione è arrivata al Tribunale dei Minori di Firenze in quanto ancora appunto minorenne. Subito per i due era scattata la denuncia per danneggiamento ai beni dello Stato e poi l'espulsione dalla scuola. E sono state invece denunciate a piede libero tre persone per il crollo del ponteggio in via Fontanella all'angolo con piazza San Giusto avvenuto lo scorso 10 marzo. Fortunatamente nessuna persona era rimasta ferita. Le indagini dei carabinieri assieme ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro hanno portato adesso al deferimento del coordinatore della sicurezza, del titolare della ditta esecutrice e di quello della ditta incaricata del montaggio del ponteggio. E adesso ci spostiamo lungo la E45, questa notte un grave incidente, due le auto coinvolte, è successo attorno alle 2.40 a Sansepolcro. Tre persone sono state soccorse dai sanitari del 118 e trasportate al pronto soccorso di Città di Castello in codice rosso. Sul posto, oltre ai sanitari, anche i vigili del fuoco e la polizia stradale per i rilievi di legge. E sempre i vigili del fuoco questo pomeriggio invece sono intervenuti in Casentino, a Pieve, a Socana, nel comune di Castelfocognano per un incendio. Probabilmente le fiamme sono state originate da un abbruciamento di resti di potatura. Purtroppo un uomo è rimasto ferito, ustionato dalle fiamme che si sono rapidamente propagate a causa del vento. L'uomo, 77enne, è stato tratto in salvo e trasferito a bordo del Pegaso all'ospedale Careggi in codice giallo. E adesso voltiamo pagina. Ieri sera è stato consegnato nelle mani del presidente della regione toscana Eugenio Giani un documento per rivedere l'attuale modello di sanità pubblica che secondo i promotori di un'iniziativa all'hotel Minerva rischia il default. Noi abbiamo una sanità buona in Toscana, ma si corre il rischio che la sanità pubblica entri in crisi sia per la mancanza di finanziamenti nazionali sia per errori che ci sono nella gestione e quindi vanno fatti dei correttivi. È un documento comune voluto dalla Fabbrica delle Idee, dal Calcit, dalle ACLI, dall'ARCI, dalla Fondazione Andrea Cesalpino e dai sindacati, quello consegnato nelle mani del governatore della Toscana Eugenio Giani sul futuro della sanità, in particolare della sanità pubblica aretina. Noi abbiamo avuto in questi anni il Fondo Sanitario Nazionale che è stato utilizzato per ridurre il debito dello Stato, per spostare risorse da un capitolo di spesa ad un altro. Con il governo Draghi si era ricominciato a risalire al 7% del PIL, che è ora inferiore alla media del 10-12% della Francia e della Germania. Ora con il bilancio 2023 di questo governo siamo scesi al 6%, ma la cosa che mi fa paura è che questi finanziamenti non sono sufficienti neanche a coprire le spese. Basta pensare alle spese per il Covid, le spese per l'aumento di luce, gas, e c'è un clima particolare che se seguita in questo modo corriamo il rischio di un default della sanità pubblica. Forti critiche anche rispetto al modello delle cosiddette aslone. Una idea ispiratrice giusta e corretta, che era di costruire intorno alle grandi ospedalieri universitari delle aree in modo che ci fosse un'integrazione di rete, perché nessun ospedale è in grado di fare da solo, nessuno è autosufficiente. La verità è che la costruzione è stata una costruzione, il modello accentrato, sono prevalse spinte burocratiche, ora va rivisto, dopo vari anni dobbiamo rivederlo, accorciando la linea di comando più vicina agli operatori,
coinvolgendo gli operatori, coinvolgendo i territori. Anche ad Arezzo questo fine settimana sono tornate le giornate del FAI di primavera, tra le tante iniziative quella dell'apertura delle porte alla cittadinanza della caserma della Finanza. Un percorso inedito nel centro storico di Arezzo che indaga la via Sacra, attuale via Garibaldi, una strada ricchissima di palazzi storici. Questo l'itinerario proposto ad Arezzo per le giornate del FAI di primavera che questo fine settimana hanno rinnovato l'appuntamento con le visite straordinarie in luoghi di solito inaccessibili o poco noti. Ad Arezzo ad aprire le porte in via eccezionale anche il Palazzo della Finanza, famoso per aver ospitato le riprese del film La vita è bella. Bel momento di incontro tra il nostro corpo e la cittadinanza intera. Per l'occasione abbiamo anche allestito in alcuni nostri spazi, in nostre aree, una piccola mostra che riguarda uniformi storiche e cimeli a partire dal 1850. Si tratta di una mostra che è allestita grazie al contributo di appartenenti al corpo e che fanno parte di una collezione privata. Speriamo che possano beneficiarne tutti quanti i cittadini di Arezzo. Ecco, questa è una sua collezione, come nasce questa passione? Nasce non dico dalla nascita, ma quasi. Sono i giochi d'infanzia che mi hanno aiutato poi a collezionare le uniformi della Guardia di Finanza, e non solo, perché ho iniziato ancora prima di arruolarmi al corpo con quelli del Regio Esercito, e poi man mano, logicamente, arruolandomi nella Guardia di Finanza, mi sono appassionato con le uniformi e cimeli del corpo. Allora, qui abbiamo un'esposizione, le più vecchie sono queste due uniformi nere del 1875 e del 1907. Quella del 1907 ha la particolarità che è l'uniforme identica, logicamente le uniformi e i cimeli qua sono tutti originali, non sono copie o riproduzioni, è la stessa che è stata indossata durante la consegna della bandiera di guerra il 7 giugno del 1914. È la stessa uniforme, logicamente non è quella indossata per l'occasione, ma comunque sia, per rendervi l'idea, è quella lì. Arezzo ha ricordato Donna Milania 100 anni dalla sua scomparsa con la presentazione di un libro che riguarda la sua figura, ospitata dal Vescovado di Arezzo. Vediamo il servizio di Greta Settimelli. Quando prima di morire lui incontrò il Cardinale di Firenze, gli disse: sai Milenza, che differenza c'è tra me e lei, che io sono avanti mezzo secolo rispetto a lei. E Cardinale Martini ha chiosato: non mezzo secolo, due secoli. Arezzo ha ricordato Don Milania 100 anni dalla sua nascita in un incontro ospitato dalla sala della Curia Vescovile ad Arezzo. Qui la presentazione del libro Don Milani, vita di un profeta disobbediente, scritto dal giornalista Mario Lancisi. Ci sta precedendo avanti, e che in qualche modo il Papa Francesco ha capito di questa profezia di Lorenzo Milani, e è andato a Barbiana proprio a riconoscere che la pietra scartata dai costruttori, cioè l'uomo mandato in esilio a Barbiana, è diventata la pietra d'angolo della Chiesa del futuro. Questo rende Milani attualissimo in tutti gli aspetti, non solo religiosi ma anche sociali, basti pensare al tema della scuola. L'appuntamento era organizzato dalle ACLI di Arezzo ed è stato aperto dal saluto del Vescovo Andrea Migliavacca, arricchito poi da una riflessione di Rosi Bindi. Sì, credo che Don Milani ci aiuti a interpretare un pensiero che potrei dire così: la Chiesa che vorremmo. Allora la Chiesa che vorremmo, Don Milani ce la racconta come una Chiesa profetica, capace di dire la verità nel suo mondo e quindi nel mondo di oggi, una Chiesa profondamente evangelica che vive la verità della parola del Vangelo, una Chiesa che accompagna la vita delle persone, lui nell'educazione, e la Chiesa può farlo oggi in tanti ambiti: i giovani, i ragazzi, l'accompagnare gli anziani, le dinamiche, i processi culturali, ma è accompagnare la vita. Ecco, penso che Don Milani ci dia una bella immagine di Chiesa e che anche noi possiamo raccogliere come testimonianza per essere più evangelici. C'è stata una buona partecipazione, sono contento, perché questo serve anche per approfondire, per tornare a stare insieme, dibattere insieme i temi, perché uno degli insegnamenti secondo me importanti è che proprio lui, nell'insegnare ai ragazzi, ne seguiva il dibattito sui vari temi e li
in qualche modo portava a confrontarsi l'un l'altro per tirar fuori idee, per tirar fuori situazioni, emozioni. Credo che lo stare insieme, anche dopo questo periodo di segregazione, diciamo così, obbligata, è importante perché ravviva come dire, il confronto tra le persone, che è quello essenziale che rafforza anche la democrazia. Adesso sentiamo un appello dell'associazione Lo Scudo di Pan. In questa stagione infatti può capitare di imbattersi in cucciolate di gattini. Il consiglio è quello di non toccarli, di attendere mamma gatta. Ecco, dallo Scudo di Pan arriva un appello: è tempo di nascite per i gatti. Quindi che cosa ricordate, cos'è importante ricordare in questo periodo? Allora, quello che ci teniamo a dire è di non toccare i gattini. Allora, può capitare che uno va a fare una passeggiata in campagna, in un bosco, trova una cucciolata di gattini, di non toccarli, perché c'è la mamma lì vicino, anche se non la vedete, c'è la mamma che vi osserva, e tolti quei gattini non gli si salva la vita, anzi è l'incontrario. Poi dopo avremo una mamma con la mastite, perché c'ha il latte, e che dopo 20 giorni ritornerà in calore un'altra volta, quindi non si salva niente, anzi si peggiora la situazione. Ma questo capita anche negli stabili, anche in città, in un garage, capitasse in un garage, da qualsiasi parte. La miglior cosa è lasciare lì come è la situazione, aspettare almeno una notte, che senz'altro la mamma in nottata li sposta. Questo senso di dire no, li salvo io, non va tanto bene, perché facciamo dei danni, però involontariamente, per carità, non voglio essere, però facciamo dei danni. Poi è importante che i gattini stiano minimo 2 mesi insieme alla mamma, perché oltre che il latte, il nutrimento, la pulizia del gattino, c'è anche l'insegnamento che dà la mamma al gattino, e noi siamo umani, siamo felini, quindi non gli si danno le cose, le giuste direttive al gattino, capito? Quindi anche caratterialmente avremo dei gattini che non sono proprio gatti. È difficile da spiegare, però non gli diamo quello che gli serve. Nel momento in cui poi magari i gattini non si dovessero spostare, o si vedesse magari anche la mamma girarsi nello stesso luogo, chiamare un'associazione? Perlomeno chiamare un'associazione, ascoltare i consigli che dà l'associazione, vedere se dobbiamo proprio spostarli per forza. Ci sono dei metodi da usare, ad esempio non toccarli mai con le mani, perché gli diamo il nostro odore, e dopo, come si dice nel gergo, la mamma si sdegna e non li vuole più, e quello vuol dire averli condannati a morte. Certo, perché se non li vuole più la mamma, te li hai spostati e li lasci lì. E quindi questa cosa è molto importante, chiamare le associazioni che con i loro anni di esperienze negative e positive vi sanno dire le cose giuste, e ascoltarle le associazioni. Grazie. Oggi è stata la giornata clou del Capodanno dell'Annunciazione in città, 57 gruppi storici e 1000 figuranti. Oltre 1000 figuranti provenienti da tutta la Toscana che hanno così riportato la città indietro nel tempo. La regione toscana infatti ha scelto Arezzo per festeggiare il Capodanno dell'Annunciazione. La Toscana è terra di arte, di cultura, è terra di storia, è una terra bellissima, conosciuta in tutto il mondo, e sapere che oggi, detta ai tanti gruppi di rievocazione storica, ci propongono il loro lavoro è qualcosa di bello. Poi farlo nel giorno del Capodanno dell'Annunciazione, un giorno che segna anche una data storica per la nostra terra, è qualcosa di importante. Si tratta di un'antica tradizione per cui l'anno civile iniziava in Toscana il 25 marzo, il giorno in cui la Chiesa Cattolica aveva collocato la festa dell'Annunciazione, un calendario che rimase in vigore fino al 1749. La regione toscana ha voluto unire due feste importanti, quella dell'inizio dell'anno corrente con l'Annunciazione
e la rievocazione storica, e abbinando questi due momenti è nato tutto questo, questi tre giorni nei quali Arezzo è diventata la capitale della rievocazione storica. Tra le vie del centro della città il grande corteo storico ha sfilato sino a Piazza Grande, poi tutto è culminato sul Sagrato del Duomo con lo schieramento dei gruppi storici. Una grande occasione per ancora di più far conoscere quanto questa città sia bellissima e anche per mettere al centro l'idea di una città che accoglie la tradizione e la rilancia nel futuro. Il comune di Arezzo infine ha donato alla regione un oggetto speciale, uno scettro simile a quello del maestro di campo della giostra, sormontato dal Pegaso, simbolo di tutta la Toscana, che possa così passare di città in città. Con gli spazietti dove mettere poi i simboli delle città che ospitano il Capodanno, che lo ospiteranno. Ovviamente il primo è il simbolo di Arezzo e l'auspicio è che poi la regione consegni via via le varie città che potranno aggiungere il loro simbolo alla data del Capodanno dell'Annunciazione nei prossimi anni. L'ultima frontiera del mondo dell'ottica, il metaverso, sentiamo come nel prossimo servizio. Siamo all'interno dell'Ottica Ferri a Camuscia, un bellissimo negozio, ma solamente siamo venuti qui per chiedere una cosa importantissima. C'è una grossa novità sulle lenti progressive. Sì, è arrivato questo nuovo visore che grazie all'utilizzo del metaverso, della realtà aumentata, vengono sviluppate le lenti progressive Anima. In pratica il cliente dovrà indossare questo visore e grazie ai movimenti della testa e degli occhi verrà mappato il progetto della lente, quindi proprio una lente costruita ad hoc su misura al 100%. Sarà naturalmente più facile per tutti coloro che hanno bisogno di lenti progressive avere questa grande novità, sarà più facile per loro vedere. Sì, grazie all'utilizzo di questa nuova tecnologia l'adattamento sarà più rapido, quasi immediato e sono stati risolti i problemi delle vecchie lenti progressive, cioè le distorsioni laterali sono state ridotte al minimo, quasi come una lente monofocale, cioè una lente solo da lontano. Abbiamo riscosso un ottimo successo, un ottimo riscontro da parte dei clienti storici, ma anche quelli nuovi. Hanno accolto bene la novità di un negozio più grande, con un dettaglio anche ai servizi della vista, quindi dalla parte delle lenti a contatto agli occhiali, sia monofocali che progressivi. Abbiamo anche il laboratorio dove vengono tagliate le nostre lenti, tutte le tipologie di lenti, e quindi i nostri occhiali escono dall'inizio alla fine dal nostro negozio. Passiamo adesso alla pagina dello sport, all'Arezzo Calcio Femminile, nell'anticipo della 22esima giornata di Serie B, oggi allo stadio Moreno Gubbiotti di Narni, la Ternana di mister Mellillo si è imposta 4-2 sull'Arezzo Calcio Femminile. Le padrone di casa sono subito passate in vantaggio al 15esimo, poi raddoppio al 30esimo ed infine terzo gol prima della fine del primo tempo. Poi il 4-0 all'inizio ripresa, l'Arezzo Calcio Femminile ha un sussulto d'orgoglio, accorcia le distanze al 74esimo con Razzolini che poi si ripete appena 5 minuti dopo, fissando così il risultato sul 4-2 finale. Un buon risultato invece per la primavera, l'Arezzo Calcio Femminile è infatti uscito dalla Viareggio Women's Cup a testa alta. Sì, purtroppo usciamo, ma credo sempre a testa alta, abbiamo fatto oggi una grande partita, sono contenta perché sono entrate tutte le ragazze che avevo a disposizione, quindi 27 ragazze nel giro di 3 partite non era facile metterle tutte, ma insomma ci sono riuscita e soprattutto sono state brave loro in tutte le partite a dare sempre il massimo. Io sinceramente, come avevo detto giovedì, sono contentissima di questo gruppo e di come è andato alla fine il torneo e praticamente abbiamo fatto vedere che ci stiamo in questo campionato e soprattutto anche nell'avvenire, perché alla fine ora ci manca veramente poche partite per raggiungere il nostro sogno e ripeto, sono contentissima del gruppo e di come è andato questo torneo perché ha fatto tante esperienze. Sì, anche oggi abbiamo dimostrato la nostra forza,
essere squadra, l'abbiamo messo tutta in campo, siamo state unite fino all'ultimo, abbiamo portato a casa il risultato, dispiaciute per il secondo posto, però già l'abbiamo messo tutta. E adesso passiamo alla kickboxing, andiamo a conoscere alcuni atleti aretini. Oggi sono stati, diciamo così, raggruppati gli atleti, i tuoi migliori. Sì, sono i miei migliori atleti oggi qui, anche se abbiamo Velea che è con la febbre a casa, abbiamo quelli dell'Andrea Voltarelli, team Voltarelli del Casentino, abbiamo quelli del Ruschi, sempre di Arezzo, ok? Abbiamo 5 di qua, 2 di là, comunque siamo una ventina oggi qui che ovviamente ci alleniamo per le prossime gare. Ma senti, io personalmente cerco di portare... di puntare su tutti, per me sono tutti uguali, dal bambino al grande sono tutti uguali, quindi ovviamente il professionista deve essere allenato da professionista, dilettante da dilettante, con l'obiettivo magari da professionista, quindi quello che facciamo, facciamo tutto per loro, dedichiamo anche i giorni extra per loro, per farli crescere, per allenarli il meglio possibile. Ci sono tanti ragazzi che ora hanno, chi ha iniziato ora, chi ha approcciato ora, comunque sia, avrà modo di salire di livello, e altri invece che già sono a un buon livello. Abbiamo sia a livello amatoriale che agonistico, che agonistica e professionisti. Lo sport, diciamo che poi dopo si ripercuote e rispecchia anche quello che la disciplina nella vita. Ci vogliono regole, comunque costanza e impegno. Quando ti prendi l'impegno, insomma, bisogna che tu lo rispetti, altrimenti i risultati poi sono anche... L'aspetto che è fondamentale, no? Di quello che è la disciplina e l'impegno che uno ci mette. Siamo qui oggi grazie a Team Iachini che collaboriamo, quindi ogni tanto ci troviamo insieme per fare lavorare i ragazzi, perché poi alla fine lo sport è anche collaborazione, insomma non è solo allenamento, ma cerchiamo comunque anche tra i maestri di confrontarsi e di far crescere i propri atleti. Ecco. È un discorso anche mentale, filosofico, perché in realtà riuscite con uno sport che in alcuni momenti sembra anche violento, invece riuscite a creare delle persone che vivono civilmente anche la vita esterna. Certo, sì, la nostra filosofia comunque è la disciplina, il rispetto in primis sui compagni, ma... ancora di più verso l'avversario, quindi è uno sport violento tra virgolette perché si tirano i colpi, ma poi il rispetto è grandissimo e si dimostra comunque anche quando poi si va nelle altre palestre, come in questo caso siamo venuti qui dall'amico Iachini, che i ragazzi poi quando lavorano comunque il rispetto è massimo. Senti, e le donne si approcciano a questo sport? Sì, le donne, noi ci sta anche un bel gruppo di agonisti, ci sta una ragazza che si sta ora affacciando al professionismo di donne e sì, sta prendendo forma anche per le donne. E oltretutto questo sport poi alla fine gli serve anche nella vita di tutti i giorni come autodifesa, quindi vanno a giro anche un pochino più sicure. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.